amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Ci rituffiamo nella nostra saga dei talenti sprecati seguendo sempre i vostri suggerimenti, arrivati nei commenti lasciati nei precedenti video. Calciatori che promettevano grandi cose ma che non sono riusciti a rispettare del tutto le aspettative più o meno grandi nei loro confronti per i più disparati motivi: carattere difficile, personalità non straripante, infortuni che ne hanno limitato le potenzialità nel momento chiave della carriera. Diamo dunque spazio al 17° capitolo della nostra saga dei talenti sprecati. Edoardo Bortolotti. Una storia triste, quella di un esterno originario di Gavardo, che fa il suo esordio in Serie B nel 1987, dopo un anno in prestito al Trento. Cresce con la maglia del Brescia, tanto da giocare 4 partite nella nazionale Under 21 e da spingere la Roma, nel 1991, a preparare 6 miliardi di lire da investire per il suo cartellino. Affare che non si farà mai. Bortolotti cade nella depressione dopo un grave infortunio dovuto a uno scontro con Paci della Lucchese e successivamente nella spirale della droga. Errore pagato con un anno di squalifica per tracce di cocaina emerse nel controllo antidoping, quindi la rinuncia al contratto col Brescia per ripartire da Palazzolo, un ambiente meno soffocante, meno rigido. Il 2 settembre 1995 però si tolse la vita a soli 25 anni, gettandosi dal balcone della sua camera da letto al terzo piano, un'anima tormentata alla quale non solo il calcio andava troppo stretto. Giorgio Carrera. Difensore che ha fatto parte del grande Vicenza nella stagione 1977-78, proprio quella è stata la sua annata migliore, prima del grave infortunio che ne ha limitato molto la carriera. Infortunio nel precampionato che si ripete anche nella stagione vissuta a Torino. Carrera sperava di vivere il suo grande rilancio in Granata, ma anche dopo la fine della carriera è rimasto nel mondo del calcio lavorando con i giovani e restando un importante punto di riferimento. Ha commosso recentemente la storia da lui raccontata del salvataggio di una bimba indiana, Nara, salvata dai maltrattamenti della famiglia adottiva quando lui aveva solo 22 anni e intervenne per far trovare una nuova famiglia alla ragazzina. Arturo Lupoli. Nel 2004 il suo passaggio dal Parma all'Arsenal a soli 17 anni fece scalpore. Considerato uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione e conseguentemente uno dei talenti in fuga italiani verso la Premier League, dopo una doppietta in Coppa contro l'Everton si perse in una serie di prestiti in diverse squadre inglesi, ne fu incoraggiante il suo ritorno in Italia alla Fiorentina, col passaggio in viola da lui considerato tra i momenti chiave in negativo della sua carriera. Riparte dall'Ascoli in Serie B e si ritaglia un po' di spazio in cadetteria, facendo anche parte del gruppo della prima storica promozione del Frosinone in Serie A, ma non riuscirà mai a ritagliarsi continuità né a rispettare le grandi promesse d'inizio carriera. Nello Russo. Segnare all'esordio in Serie A, per giunta con una maglia importante come quella dell'Inter, non è cosa da molti. Nello Russo ci riuscì a soli 18 anni da giovanissimo attaccante in un Inter Udinese del 5 dicembre 1999. Un gol che lui stesso però non ricorda con particolare piacere, anzi dichiarò: "A volte penso che quel gol non l'avrei dovuto segnare, un po' mi tagliò le gambe. Sembra assurdo, però ho provato ad immaginare cosa sarebbe stata la mia carriera senza quel gol e quell'esordio e sono sicuro che avrei lavorato con più tranquillità e senza quel peso sulle spalle dell'esordiente subito in gol". La parabola è quella vista tante volte da enfant prodige al dimenticatoio in poco tempo, con i momenti migliori della carriera vissuti a Lumezzane in Serie C. È andata bene, poi l'esordio con gol credo che sia una cosa bellissima. E niente, io lo dedico ai miei genitori, ci tenevo a dirlo.
Giacomo Libera. All'inizio degli anni 70 sembrava potesse nascere una staffetta tra grandi numeri 11, tra le due rive del lago di Garda. Da una parte Gigi Riva da Leggiuno, dall'altra Giacomo Libera da Ispra. Entrambi piedi sinistri, entrambi esplosi in piazze alternative. Ma se Riva ha reso il Cagliari grande fino allo scudetto, Libera a Varese ha trovato il trampolino per vestire la maglia dell'Inter. Troppo tentacolare però Milano per un calciatore amante dei night e della bella vita. Per il suo cartellino litigarono Milan e Inter, col presidente rossonero Buticchi che provò a controsorpassare con un'offerta in nero di altri 150 milioni gli 800 offerti da quello nerazzurro Fraizzoli. Tante polemiche, ma alla fine la spuntò l'Inter, coi dirigenti nerazzurri costretti a ripescarlo spesso al Nefenta di Piazza Diaz. A mettere la parola fine sui progetti di riscatto, un grave infortunio che Libera stesso descrisse così. Più avanti mi spaccai i legamenti di un ginocchio, venni operato a Saint-Étienne dal professor Busquet, ma la gamba non la piego neppure oggi. Alberto Paloschi. 10 febbraio 2008, stadio San Siro, la partita è Milan-Siena. Parlando di esordi con gol, difficile trovare qualcuno più veloce di Alberto Paloschi, che mette piede per la prima volta in Serie A con la maglia del Milan, già una bella responsabilità, a 18 anni appena compiuti, e dopo 18 secondi mette in tabellino già il suo primo gol. Tifo rossonero invisibilio, anche perché il ragazzo di Chiari, in provincia di Brescia, sembra la risposta diretta a un suo compaesano, Mario Balotelli, che proprio in quelle settimane si era preso le prime copertine con la maglia dell'Inter. Tanti paragoni illustri e fino a 23 anni Paloschi gioca anche in Under 21, collezionando 29 presenze e 9 gol con gli azzurrini. Il meglio in Serie A riesce a darlo con il Parma e il Chievo. Nella massima serie in carriera i gol saranno in tutto 59. Neanche malissimo, ma l'impressione è che un potenziale nuovo Pippo Inzaghi sia sfumato nelle nebbie di provincia a causa di infortuni, ma anche di poca voglia di scommettere su un giovane al momento giusto, storia sin troppe volte vista in Italia. E tu ricordi altri talenti sprecati che andrebbero citati per far proseguire questa saga? Scrivilo nei commenti e naturalmente se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!